La nuova piscina è praticamente pronta e dobbiamo dire e fare complimenti alla Fondazione Carifano che ha portato a termine quest'opera con gli impegni previsti e stabiliti. Adesso è stata anche affidata la gestione alla Fanum Fortune e insieme alla Pool 4.0 di Ferrara che gestirà appunto il tutto. Però noi ci chiediamo quando sarà la data effettiva di consegna di questi lavori, di questa gestione, quando potrà davvero iniziare, anche perché presumiamo che la ditta stessa abbia speso degli impegni, debba spendere degli impegni con chi vuole fare lo sport in piscina, con l'assunzione di impiegati, segretari, istruttori, bagnini e quant'altro. Quindi vorremmo chiedere al Comune innanzitutto quale sarà la data di consegna effettiva, ma soprattutto la preoccupazione più grossa per noi è il problema della sicurezza, perché raggiungere questa piscina con questa strada molto trafficata in bicicletta per i ragazzi di Fano è realmente pericoloso. L'ubicazione della piscina in questo posto, secondo noi, non è stata la scelta migliore, l'abbiamo sempre contestata. Avevamo proposto di ubicare questa nuova piscina nell'area dell'ex mattatoio, più vicino alla città, facilmente percorribile e raggiungibile anche in bicicletta. Invece no, è stato scelto questo sito e addirittura in un vecchio consiglio comunale era stato detto che tanto i ragazzi qui fanno la piscina, quindi hanno i capelli bagnati, non vengono in bicicletta ma saranno i genitori che li riportano a casa, alla faccia della Fano città dei bambini e della scuola ci andiamo da soli. Ma a parte le battute, qui il problema adesso è reale. Verrà realizzata una pista ciclabile nel lato del campo d'aviazione, però ancora non è stata realizzata. Allora noi ci chiediamo, nel frattempo i ragazzi come vengono in piscina? Possono arrivarci da soli in sicurezza? Sicuramente no, basta guardare il traffico che c'è appunto su questa strada. È realmente pericoloso e infattibile, nessuno di noi manderebbe un proprio figlio in bicicletta fino qui, in via Mattei o in via Papiria. Quando sarà ultimata la piscina, poi la pista ciclabile, poi dopo, come attraversano via Mattei? Adesso è previsto che ci saranno degli attraversamenti a raso, a chiamata, addirittura si fermerà il traffico, quindi ci sarà ancora più pericolosità. Avevamo proposto di fare un ponte in legno, un sottopasso, no. Una volta in consiglio comunale è stata portata una variante di 700.000 euro per fare una nuova rotatoria qui davanti, che poi alla fine non si farà, però era passata. Al posto di quella rotatoria noi proponemmo 700.000 euro, facciamoci un ponte in legno? No. Al di là delle polemiche, adesso bisogna capire realmente come fare per risolvere questo problema. Non lo so, istituire delle navette dalla Dines Salva Life fino verso qua, continue per portare qua i ragazzi, perché è impensabile che con questa nuova e bella struttura, complimenti alla Fondazione, i ragazzi possano venire qui in sicurezza, perché qui la sicurezza su queste due strade purtroppo non c'è. Cerchiamo assieme una soluzione, ma bisogna trovare una soluzione e il Movimento 5 Stelle è sempre disponibile a cercare insieme delle soluzioni.